Tutti questi incontri che avvengono nel terzo municipio nasce da un'idea di Cristiano Rano, che è assessore alla cultura, ma si realizzano grazie alla partecipazione e quindi grazie di tutti i cittadini che intendono partecipare attivamente all'attività culturale del quartiere. E io ringrazio Luciano Lentano che ci ha dato l'opportunità di essere qui e do la parola a Giuliano Leone che intervisterà Sara Pezzani e Giovanni. Allora, innanzitutto c'è da dire che la serata dell'evento sarà oggetto di riprese video, per conto appunto come si chiama? Il gruppo Cinema Audiovisivi di Grande Comune Città. Grazie, grazie. E nel senso, faranno poi un documentario, quindi una sorta di vi avvisiamo che sarete ripresi. Per fortuna siete tutti belli, quindi quando uscirà il documentario saremo anche contenti. Allora, buonasera, ringrazio Seba e Gio intanto. Vorrei partire, già io mi ripresento, sono Giuliano Leone di Radio Rock, che è il media partner dell'evento. Allora, io volevo cominciare subito parlando del libro. Quando mi hanno dato l'opportunità di venire qui e intervistare Joe Lansden, la prima cosa che ho fatto, dopo essermi ripreso dallo spegnimento per l'emozione, è stato quello di chiedere ovviamente una copia del libro. Mi hanno mandato in anteprima questo PDF, come succede di solito quando non si ha ancora la copia fisica, e ho cominciato a leggerlo. Con interesse, perché mi piace molto Lansden, però non sapevo ancora cosa mi aspettasse. Mi hanno anche proposto di regalarmi una copia, adesso lo dico con un po' di sporchia, però a me piace essere un completista. E soprattutto quando c'è un prodotto molto buono, molto valido, mi piace comprarlo, è quello che ho fatto. L'ho letto, più lo leggevo più mi appassionava. La serata si chiama Conversazione, questa non è una biografia, è proprio una conversazione tra amici. Diventa una cosa molto profonda, un senso di amicizia molto profondo. Trasuda tanto amore, tanta stima, tanto affetto fra Seba e Joe. Io vorrei cominciare proprio da Seba, chiedendogli come funziona nel momento in cui tu da fan, da appassionato, diventi poi uno dei migliori amici, da pensare di Joe. E quindi non sei più il suo biografo, sei semplicemente uno che racconta quello che Gio, di cui parla Gio, no? Tu hai respirato la sua quotidianità, no? Hai vissuto con lui anche in Texas, cioè del Texas orientale, come lo sapete. Quindi sei stato a stretto contatto con lui, sei diventato un amico, non più uno scrittore. Quindi quello che succede solitamente a uno che comincia con traducendo, quindi riporta le frasi di qualcuno e sì, magari le personalizza quanto più possibile, però comunque è frutto di un'altra persona. Come funziona questa schizofrenia artistica dal tradurre qualcosa di già scritto a scrivere il proprio pugno? Mi viene in mente, perdonami Seba, quando un doppiatore diventa poi attore, prima comincia a riportare le parole di un altro, poi comincia invece successivamente a scrivere e a interpretare le sue stesse parole. Quindi mi piace chiamarla schizofrenia artistica, ma nel senso migliore del termine. Come si diventa da fan ad amico di Joe Lansden? Ti perdono per cominciare. Buonasera a tutti. Nel caso della mia amicizia con Gio, le cose in realtà sono andate un po' diversamente, nel senso che, e la cosa buffa è che l'altro mio grande amico, scrittore americano, che ho conosciuto, che è Jeffrey Deamer, che peraltro è amico anche di Gio, l'ho conosciuto nello stesso modo, cioè in maniera assolutamente casuale, senza che fosse un loro. Quindi non è vero che io sia stato un fan di Gio quando l'ho iniziato. Mi riferivo alla frase che hai detto di molto forte nei toni che poi gli hanno censurato con la sua Elvis. Quindi ti sei innamorato di questo? Io mi sono innamorato appena mi è stato dato qualcosa di suo da leggere e nella fattispecie da tradurre.
Adesso sono passati più di 15 anni, per cui mi sfugge se ho letto prima Freddo a luglio, che è un bellissimo romanzo, peraltro se per caso non l'avete letto ve lo consiglio spassionatamente, oppure se ho letto e tradotto Baba Hotep. Baba Hotep io l'ho tradotto leggendolo, o l'ho letto traducendolo, che è una cosa che solitamente è poco ortodossa per i traduttori. I traduttori in genere leggono un testo e poi lo traducono, perché dal contesto di un romanzo, soprattutto quando è stato un romanzo, poi si arriva una serie di cose che rendono più facile il lavoro di traduzione. Ma io sono un po' attestato in queste cose, sono fatto un po' a modo mio, una specie di cane sciolto, e mi piace leggere i libri. Per cui se lo leggo prima, poi nel lavoro di traduzione, che dura molto di più di quanto lo servo per leggerlo, mi annoio. Per cui io lo leggo strada facendo, traducendolo. Nel caso di Gio, non so se qualcuno di voi... Magari se te ne va, qualcuno di voi ha letto Baba Hotep di Gio? Vedo una mano là, due, sono un paio, se non l'avete fatto, leggete anche quello. Cioè, non so se riesci a recuperarlo, c'è un passaggio in cui io cito la mia stessa traduzione, cioè l'incipit del romanzo, che è un po' la spiegazione anche di come ci siamo conosciuti. 15 anni fa circa, tanto che lui cerca l'incipit più avanti della storia, Joe era ospite, venne invitato dal Festival del Giallo di Trieste come ospite d'onore, insieme a Anne Perry, che è una scrittrice di gialli molto classici inglese, di ambientazione vittoriana, a Trieste. E Joe quindi venne a Trieste con la moglie e la figlia. La moglie qui, si chiama Karen. Karen? La figlia di Joe, sto giro non c'è. Penso di sì. E quindi la persona che aveva invitato Gio come ospite d'onore e me come interprete del festival era un amico comune che si chiama Luca Crovi, che è una specie di storico onnisciente del giallo italiano, soprattutto, che ha avuto per 8-9 anni una trasmissione su Radio 2 che titolava Tutti i colori del giallo, alla quale venivano invitati un po' tutti gli ospiti, noi come ospiti, un po' tutti gli autori più rilevanti di genere italiani e stranieri. E la richiesta che venne fatta a Joe e a Perry fu di contribuire un racconto da pubblicare sulla pagina culturale del Piccolo, il quotidiano di Trieste. Perry diede il suo racconto come un racconto sulla prima guerra mondiale, peraltro molto a tema, perché Trieste sappiamo che storia ha del periodo. E Joe invece, senza capire bene cosa sarebbe il racconto, regalò Baba Hotep. Peraltro, sarà impossibile pubblicarlo sulle pagine del Piccolo, perché Baba Hotep è una specie di romanzo, breve ma forse un romanzo. Però non fu quello il motivo per cui non venne pubblicato. Il motivo per cui non venne pubblicato su quello che adesso vi leggo, che quando io lo lessi per tradurlo, mi fece talmente ridere, mi piacque talmente tanto che io proprio mi mise a ridere, tanto che mia madre e mio padre in un'altra stanza, ma cosa sta facendo questa? Cioè, al mattino si mette a ridere a squarciagola proprio nel... Adesso vi spiego perché. Allora sì, praticamente è l'incipit, proprio la frase d'apertura di questo racconto, tradotto proprio da Sella, e dice: Elvis sognò di essere con l'uccello umano, intento a controllare se il bubone sulla cappella si fosse riempito di pus un'altra volta. Se così fosse stato, avrebbe chiamato il bubone Priscilla, come la sua ex moglie, e con una bella sega lo avrebbe fatto scoppiare. Beh, almeno gli piaceva pensare che l'avrebbe fatto. I sogni mi consentono di pensare a quel modo. Il fatto che erano anni che non avevo l'erezione. Questo è l'inizio, solo l'inizio. Quindi, folgorante, diciamo. Folgorante, buffissimo, anche perché io non avevo mai letto nulla di simile, avevo letto appunto forse Freddo a luglio, ma non sono nemmeno sicuro. Tra l'altro mi viene da dire l'esa maestà nei confronti di Elvis Presley. Lui è un fan, nessuno si è mai espresso in questa volta. Nessuno, anche se molto lo sanno, ma Gio lo dice spesso, la fine del povero Elvis è un po' ingloriosa, poi magari lo chiediamo anche. Però sono per dirvi che questa sua assoluta libertà nello scrivere quello che gli andava, peraltro l'organizzazione del festival appena lesse quella prima quell'incipit, dice no, assolutamente, cioè non se ne parla. E quando nei giorni seguenti io comunicai a Gio il motivo per il quale poi questo racconto non era stato pubblicato sul giornale, gli disse guarda è successo così e così,
Io mi ho guardato strano come fa, ogni tanto dice, ma ascolta, ma pensavano che io fossi uno scrittore per educarle quando mi hanno invitato. Insomma, questa cosa poi ovviamente, a parte il lato umoristico e a parte il lato letterario, che sono balzati immediatamente alla mia attenzione, in realtà subito abbiamo trovato delle cose in comune, tante cose in comune, tante passioni in comune, la musica soprattutto, ma i libri. Sei un grande musicista. Sono grande, possiamo dire, no, sono un musicista. E poi ovviamente, soprattutto, ma non solo con lui, anche con sua moglie, con sua figlia, il lato umano che è stato proprio grande. Grazie, intanto. Volevo chiedere a Gio, visto che comunque l'Italia è uno dei paesi sia europei sia a livello mondiale dove Gio è più seguito in assoluto. Però lui racconta sempre di un'America comunque piena di contraddizioni, sempre molto forte dal punto di vista politico. Ovviamente sulla politica ci arriveremo fra pochissimo. Mi interessava sapere, però, come mai, come è possibile che in Italia, che abbiamo una visione delle cose un po' diversa rispetto a quello che succede, poi nei suoi racconti anche molto particolari, molto fantasiosi, mi viene da pensare quando, come citato nel libro di Seba, si possono trovare ancora dei cartelli con fallout shelter, ossia dei bunker antiatomici, che sono un retaggio comunque della guerra fredda, quindi cose completamente diverse e distanti da quello che può essere la cultura italiana. Come si spiega il fatto che sia così seguito? L'Italia è il paese dove Lenzel ha più fan in assoluto. I knew that answer, I could end up with a lot more readers. But after the United States, Italy is definitely the largest readership that I had. And of course, you know, there are other pretty good pockets of readership. But first I need to say I am really pleased to be here, and I want to thank you for having me first. Beh, se non sapessi, magari riuscirei ad avere ancora di più di lettori. Certamente dopo gli Stati Uniti l'Italia è il paese in cui io sono seguito maggiormente. Ce ne sono altri paesi che amano i miei libri, ma questo è un posto dove ci sono dei lettori forti per me. E però prima di tutto volevo ringraziarvi per avermi invitato e ospitato. Sono molto felice di essere qui. If we look a little tired and bedraggled, it's because we're tired and bedraggled. And as you can see, Seba didn't even have time to comb his hair. Se vi sembriamo stanchi e malconci è semplicemente perché siamo stanchi e malconci. Come avete avuto modo di vedere, sembra non aver avuto nemmeno il tempo di pettinarsi. No, let me just say this. I don't think that our countries are all that different when it comes to people. Maybe in, you know, how the culture is and how things look and how things are done, but at the bottom of it all, at the core of it all, we're all very, very similar. So I think that I have no real understanding why my books are popular here, but I like to believe that it has something to do with the authenticity of, you know, what I say, which is part of the human condition. That's the only thing I can manage to consider. Io non credo che gli Stati Uniti e l'Italia siano poi così diversi. C'è un elemento in comune che è molto forte, la gente. Magari siamo diversi per cultura, siamo diversi per come pensiamo certe cose, soprattutto per l'atteggiamento che abbiamo su certe cose, come le facciamo, ma sostanzialmente ci sono molti elementi comuni che riguardano soprattutto l'aspetto umano. E come ti dicevo, come vi dicevo, non ho assolutamente idea del perché la mia popolarità in questo paese sia così forte, se non, e questo spero che sia davvero l'idea che mi sono fatto, se non perché le cose che io scrivo, mi auguro, siano autentiche, quindi si traducano in emozioni anche per i lettori qua. Infatti, riguardo quello che diceva Gio sul fatto che comunque non siano così distanti gli Stati Uniti con il nostro paese, mi viene da pensare anche dal punto di vista politico, che poi nel libro di Seba ci sono affrontati diversi temi, appunto la politica, la famiglia, la religione. Per quel che riguarda la politica, io so che Gio comunque ha preso un po' le distanze dalla politica del loro presidente, ovviamente, di Trump e del suo razzismo neanche tanto latente.
Noi in Italia noi stiamo vivendo purtroppo una situazione che sta assumendo anche dei contorni molto inquietanti. C'è un razzismo strisciante, anche disturbante, che ci sta comunque soffocando. Io prima, parlando con, appunto, con Maura, la vicepresidente, mi complimentavo sul fatto che ci sono degli ottimi spazi, degli ottimi eventi che ci conferiscono la giusta cultura, che è l'unica arma che abbiamo in questo momento per poter contrastare questo tipo di politica. Come la vede Giorgia, da questo punto di vista, questo razzismo così imperante, sia in America che soprattutto in Italia? Sometimes I feel like I'm living in the novel 1984, although titled 2018. It also reminds me of a lot of Philip K. Dick's novels. We're living in that universe which always seems so far away. The scary part about all this is that it's happening worldwide. It's not just the United States. And I think the problem is fear of change, fear of more people, fear of immigration. So much of that gives certain politicians tools to use fear to promote themselves. They're really promoting themselves. That's what they're doing. And the people that listen to that and fall for that are not looking at it in a broader perspective. There's a difference in border control and absolutely looking at immigrants as villains. That doesn't make much sense. And Donald Trump is, it's unbelievable that he is president of the United States. Beh, mi sembra quasi di vivere nuovamente in un romanzo del 1984, solo che dovevamo intitolarlo 2018, oppure uno dei romanzi di Philip K. Dick, che creava universi che sembravano lontanissimi, invece siamo qua. È un momento che mi fa molto, molto paura, per un motivo soprattutto, perché non riguarda questa cosa soltanto negli Stati Uniti, ma una cosa globalizzata, tutto il mondo. Io credo che probabilmente l'aspetto principale di questo sia la paura del diverso, del cambiamento, la paura dell'immigrazione, la paura di una crescita del numero delle persone che vivono in un certo posto. Tutta questa paura diventa uno strumento nelle mani dei politici, non per fare cose, ma per promuovere se stessi, per far sì che chi prende in considerazione certi punti di vista, certe idee, lo faccia con una mentalità chiusa, senza vedere il quadro del suo complesso. E questo non è assolutamente buono. Io non sono contrario al controllo dei confini come principio, ma il controllo dei confini è una cosa. Trattare in maniera disumana gli immigrati che si presentano ai confini è un'altra. E pensare che Donald Trump sia il presidente del mio paese ha veramente qualcosa di incredibile. Yeah, I want to finish that out. I would just say that I wake up every morning having dreamed Michelle Obama is president. Only to find that this fat jackass. You know, I do believe that he and Fox News in particular are constantly generating a mythology that people are buying into. They're telling you this is happening, this is happening. They're telling it to you all day long. And they're ignoring a lot of the stuff that the rest of us see on other news feeds, because they are the predominant news feed, and they're essentially a government propaganda tool. Voglio aggiungere una cosa, cioè che ogni mattina mi sveglio facendo un sogno, cioè con la speranza di vedere Michelle Obama al posto di Donald Trump, se non altro per cacciare quest'uomo, per imbarazzarcene. Chiamato Jackass. Uno stronzo. Morire, no? Credo che lui e Fox News, che è il canale di notizie predominante negli Stati Uniti 24 ore al giorno, non facciano altro che generare questa mitologia, questa serie di sciocchezze, dicendo sta succedendo questo, sta succedendo questo, e presentando solo e costantemente quel tipo di notizie, ignorando del tutto le altre notizie che in realtà ci sono. E in questo modo, siccome poi è un canale che essenzialmente governativo statale, i risultati si vedono. Mi veniva spontanea allora la domanda anche riguardo l'uso consapevole delle armi. So che
che Giorgina in più di un'occasione si è schierato non in modo favorevole, ma neanche totalmente contrario, nel senso ci vuole un controllo molto rigido a riguardo. Noi purtroppo abbiamo avuto un evento luttuoso qualche giorno fa, legato in qualche modo all'uso indiscriminato di alcune armi atte ad offendere. Ovviamente non si parla di pistole, si parla però di altri oggetti che possono ferire, e da lì a creare panico e stragi il passo è breve. La posizione di Gio a riguardo, anche quando poi si verificano situazioni drammatiche in questo senso, perché noi, ripeto, è di 3 giorni fa una notizia dove durante un concerto 6 persone hanno, di cui 5 minorenni, hanno perso la vita per colpa, pare, di uno spray urticante. Non sarà una pistola, ma è comunque qualcosa di dannoso. E noi qui in Italia lo troviamo anche nei tabaccai, nelle edicole. E quella è la cosa che mi vorrei sapere da Gio, qual è la sua posizione. You know, if it was up to me, I'd just dump all the guns into a spaceship and shoot them into the sun, all of them. But I'm a realist in that I think you don't take the country and just turn it around like that. If you want to start, you start with more common sense gun laws, the elimination of weapons that fire that many rounds. You eliminate the kind of ammunition that's sold. You eliminate access to firearms for people underage or that have had mental problems, a lot of other, you know, similar things. But I've never been, you know, really worked up about a person that keeps a single shot shotgun in his house for, you know, maybe like we have snakes, you know, or something like that. And even then, I wouldn't hurt a snake unless he's in my yard, you know. If he's out there doing his own thing, carry on, snake. But I just feel like that we have to have more gun control. We really need. I remember even when we had guns, there was a time when we had more common, sensible gun control, and it seemed to work. But the idea of people carrying guns on them all the time, and it just makes you nervous. There was an old saying that people said that an armed society is a polite society. I don't think so. I think an armed society is a nervous society, and therefore is more prone to responding with violence. He's very good. Guarda, non ne so sufficienza, non ho sufficiente informazione sullo spray urticante per poterti dire qualcosa in proposito. Posso però dirti che se fosse per me, nel videofuoco le caricherei su una navicella spaziale e la sparerei nel sole, e ne imbarazzerei del tutto. Però siamo realistici. Per cambiare le cose non si può pensare di cambiare dall'oggi al domani drasticamente la situazione. Basterebbe cominciare con leggi sulla circolazione delle armi più logiche, più sensate. Che significa, per esempio, impedire la vendita di armi da fuoco che sparino molte munizioni, cioè armi da guerra sostanzialmente. Impedire la vendita di armi da fuoco con calibro di un certo tipo. Imporre le legislazioni molto più riduttive sui permessi per i minori, prima di tutto, impedire ai minori di avere armi da fuoco, impedire a chi ha problemi mentali di avere armi da fuoco e altre categorie che sarebbe meglio non avessero armi da fuoco. Non ho grandi problemi a pensare che uno possa detenere in casa un'arma contro singolo, un fucile, per esempio, da caccia. Per esempio, io ho avuto un fucile che mi serve soprattutto per difendere dai serpenti, nella mia zona ci sono, però non userei su un serpente, soprattutto se il serpente veramente si avvicinasse alla casa. Se vedo un serpente a parecchie distanze, che semplicemente se ne sta andando per la sua strada, lo lascio tranquillo, non gli farei nulla. Anche nel passato, quando, perché nella società americana anche in passato le armi da fuoco ci sono sempre state, però la situazione era diversa, era meno pericoloso di quella attuale, sembra che ci fosse più ragionevolezza anche nella scelta delle armi da fuoco. Qualcuno, oggi per esempio c'è una mania di portarsi appresso la pistola, a volte anche farla vedere. Qualcuno diceva che una società amata è una società educata, quindi una società amata è una società che è spaventata, che non è la stessa cosa, per nulla.
The reason I think that an armed society is a nervous society is that it's one reason that we've had so many killings, the cops responding to somebody they pulled over, because it's one thing when a white man carries a gun, but when a black man carries a gun, they have a different viewpoint. And that's not the way. If you're going to have guns for all, then it should be that you accept that the other side of your viewpoint has guns, black side, white side. But the best point is not to have them at all. But it's just unrealistic to make that jump. I think we have to start from the outside and start working in, you know, and eventually have just saner and saner and better gun control. Un'altra cosa importante, per questo vi ho detto che è una società amata, una società spaventata, nervosa, è che ci sono molti, casi negli ultimi anni di uccisioni di gente innocente da parte della polizia, soprattutto quando la polizia ferma qualcuno e temendo che quel qualcuno sia armato e possa sparare, spara prima. Quello è il caso più eclatante. Sì. Però, guarda caso, molte delle persone che vengono uccise dalla polizia sono persone di colore, perché guarda caso si dà per scontato che una persona bianca armata non può fare del male al poliziotto, una persona di colore armata invece possa farlo. Io credo che se diamo per scontato che sia giusto... Dammi per inventare un dialogo pure, che aveva un portafogli scambiato per una pistola, anche in quel caso di colore. Esattamente. In quel caso, ovviamente, se si dà per scontato che detenere armi da fuoco sia giusto e sia assolutamente una cosa normale, beh, dovrebbe esserci almeno la possibilità di pensare che così sia per entrambe le barriere, i sanguinati della barriera razziale. E io, insomma, credo comunque che la cosa migliore sarebbe che proprio non ce ne fossero di armi, ma torniamo al ragionamento fatto prima, perché voglio essere razionale, logico. Immagino che il processo sia più graduale, quindi bisogna cominciare a inserire clausole più sensate nella legislazione sulle armi e a fare di questa legislazione qualcosa di migliore che nel tempo porterà una situazione migliore. You know, my niece is a retired homicide detective, and she believes in gun control. She said if you're a police officer, if you have common sense, you would believe in gun control, because you're out there every day dealing with people that could be armed. Mia nipote è un ex detective della polizia, agente di polizia ufficiale, e lei è convinta che un poliziotto con un minimo di buon senso debba essere in favore del controllo sull'arma di fuoco. Lei è in favore del controllo sull'arma di fuoco. I poliziotti sono i primi comunque ad aver paura di una situazione del genere. Questo è un scary situation. Esattamente quello è il senso del suo ragionamento. Mi viene anche in mente qualcosa di più personale che riguarda proprio il carattere di Gio. Ho letto che a parte Marziano, gli hanno dato la possibilità di affrontare diversi, credo, questa è la domanda che ci arriva subito, diverse situazioni della sua vita, anche molto drammatiche. Lo cito perché c'è scritto anche sul libro: la perdita di un figlio appena nato, o il divorzio da parte della amatissima figlia Casey con l'ex marito Adam, se non sbaglio, e anche il fatto che la serie, per arrivare a qualcosa di un po' più leggero, di meno drammatico, la serie che hanno tratto da Cumberland è stata fermata dopo la terza stagione. Tutti questi avvenimenti, comunque, che sono descritti nel libro, sono stati affrontati con una consapevolezza, con un approccio molto filosofico, che in qualche modo penso possa ricondursi al fatto di aver imparato una disciplina orientale, che solitamente è quella che ti disciplina, appunto, scusate il gioco di parole, e ti autodetermina per affrontare nella maniera più serena e più filosofica possibile. Gio dice sempre, doveva accadere, evidentemente è una cosa che accade, la morte è un evento ineluttabile che comunque in un modo o nell'altro ci porta si è portati ad avere a che fare prima o poi. Stessa cosa per il divorzio, lui è rimasto molto amico del genero, dell'ex genero, pur amando alla follia la figlia. Poi arriveremo anche una domanda particolare della figlia,
sono tutte situazioni sulle quali lui, in maniera molto filosofica, molto tranquilla, è riuscito ad approcciare. Volevo sapere se in qualche modo le arti marziali, la disciplina orientale, lo ha aiutato a, ad avere questo tipo di approccio. Yeah, I mean, martial arts, most people start out, they want to, you know, self-defense. And then as you do it, you begin to grow in the art, you begin to experience something else. And then you learn that it's teaching you how to deal with life. Now, it's not always successful. Nothing in life is always successful. But it has really helped me to deal with some difficult situations. I don't consider the cancellation of the TV series too much. I mean, for all the things that I've been through in the life that all of us are dealing with, you know, canceling a TV series after 3 successful seasons, believe me, it's not going to happen. Le arti marziali generalmente una persona si accosta a scopo di autodifesa, poi man mano che le pratica queste arti marziali, qualcosa di diverso succede, si rende conto che c'è dell'altro e l'arte marziale si insinua sotto pelle, sotto traccia dentro di noi e capiamo che c'è qualcosa di diverso e qualche insegnamento lo cogliamo. Non è detto che questi insegnamenti abbiano successo, perché nella vita nulla è certo, sicuramente non è sicuro che qualche cosa possa funzionare o avere successo. Posso dirvi che mi hanno aiutato in parecchie situazioni difficili, però non considero la cancellazione della serie di Apple con questa serie di successo un grave disastro. Considerate le situazioni difficili nelle quali sono venuto provato. Mi piaceva l'idea che comunque qualsiasi cosa più o meno drammatica venisse affrontata nella maniera più tranquilla possibile. No, sono molto contento delle 3 stagioni della serie e sono felice che sia stata realizzata in quel modo, che ho fatto. Prima ci hai dato Casey, che è la figlia amatissima di Joe, che Seba addirittura considera come una sorellina di nostro. Parlando ho cominciato parlando anche di essere fan, di essere ammiratori dell'arte, da parte di Seba nei confronti di Joe. Ho notato che anche Joe, da parte sua, è riuscito ad essere messo nella condizione di poter in qualche modo incontrare un suo grande amico, che è Johnny Cash. La figlia di Joe è un'ottima musicista country, anche se la voce di Casey ha delle sfumature così ampie, così diverse, che non è solo adibita alla musica country. Io quando penso a una musicista country americana penso subito a Dolly Parton. In quel caso invece Casey Lansley ha delle sfumature molto più ampie. Io l'ho associata anche un po' a Liz Fair o a Sheryl Crow in alcuni timbri che proprio della voce. E quando ha cantato con il figlio di Johnny Cash, ti sei sentito in quel caso un fan, un orgogliosamente padre di Casey. My brother is 17 years older than me, and he tried to record at Sun Records, which is where Elvis started. And so he knew Elvis because his wife graduated high school with Elvis. Have you ever met Elvis? No. I wish I had. And then my brother also met Johnny Cash and Jerry Lee Lewis and all of them because he was in the right spot at the right time before they were big stars. Go to Sun Records. The good time of some records. Ma guarda, è una bella sensazione, però voglio ampliare un po', perché vorrei spiegare anche come siamo arrivati a quella cosa. La mia famiglia comunque c'è una tradizione musicale, mio fratello ha 17 anni più di me e da giovane ha provato a entrare nella scuderia della Sun Records, dell'etichetta di Memphis, che ha lanciato Elvis. E Elvis io non l'ho incontrato, non l'ho conosciuto, ma mio fratello sì, non l'aveva conosciuto perché sua moglie
ha finito le scuole superiori insieme a Elvis, a Memphis, erano in classe insieme, quindi gliel'ha fatto conoscere. Non era ancora Elvis. Non era ancora Elvis, ma lo stava per diventare e in quel periodo... In quel periodo, proprio perché era nel posto giusto, al momento giusto, a Memphis in quegli anni, ha conosciuto oltre a Elvis anche Jerry Lewis, Johnny Cash e altri ancora. When I was a kid, when I turned on the radio, I heard some of the very first Elvis Presley songs and Johnny Cash songs. Even though I was a little kid, that's when they were coming out. That's when they were about 1954, I believe. Yeah. So I was just a child, and I just barely, and I remember it, you know, and I was thinking, what's that, you know? But the other thing, too, is that Elvis and Johnny Cash and Jerry Lee Lewis and all of them used to pass through my hometown. I wasn't aware of that because I was small, but the Lakewater, my hometown, is on the route that all of the rockabilly people took when that was first beginning. And so that was kind of a tradition there. And they would go to the Louisiana Hayride, which was a big thing. So that's another connection, and I'm going to let him say that, and I'll tell you the final connection. Adesso lascio per lui che sembra tra loro questo mio abbato, con cui arriviamo in fondo alla storia. Da ragazzino, da bambino, accendevo la radio e sentivo i primi pezzi di Elvis e Johnny Cash che venivano trasmessi, parliamo del 1954 più o meno. Ero molto piccolo, però malgrado quell'età ricordo bene dei sementi, ma cos'è sta roba? Perché era veramente nuovo, moderno. Aggiungo che Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis e altri musicisti passavano spesso da Gladewater. Gladewater è la mia città natale, nel Texas orientale, dove passava il circuito di tutti i musicisti di rockabilly e di Tony, che si chiamava Louisiana Hayride. E quindi io al tempo non lo sapevo, perché avevo piccolo per sapere che questa gente veniva del mio paese, però è rimasta, la tradizione era quella molto forte. Yeah, Johnny Cash wrote I Walk the Line in Gladewater. Tra l'altro Johnny Cash ha scritto I Walk the Line proprio lì a Gladewater. So there was this loose connection, and then one day I went out to my mailbox and there was a package, and I opened it up and there was a book by John Carter Cash. I said, that's funny, he has the same name as Johnny Cash. C'è un legame. Un giorno mi ricordo, sono andato alla casella della posta a ritirare la posta, ci ho trovato dentro un pacchettino che ho aperto, c'era un libro di un certo John Carter Cash, mi sono detto, che buffo, lo stesso nome di Johnny Cash più o meno. And so inside was a note and it said, I love the bottoms. Would you read my book and see if it's good enough to give a quote? Dentro c'era un bigliettino con su scritto, mi è piaciuto molto In fondo alla palude. Avresti voglia di leggere il mio libro e vedere se ti piace, magari dare un blur, cioè uno strillo per la copertina? And then I read the book, it was quite good, it was a fantasy novel. And so it had a phone number on there, so I called the phone number and I got an answering machine. And I don't know, half hour later I got a phone call and I picked it up and he said, oh, did you like the book? I said, yeah, I did, man, that's a really good book. And then I was sitting there looking at the letter and stapled to the letter was a John Carter Cash and it had something on there that made, I thought, oh, that's John Carter Cash. Quindi ho letto questo libro, è un libro di Sartre, un buon libro. Nel bigliettino c'è anche un altro numero di telefono, lui ho telefonato questo numero e ho trovato una segreteria telefonica, quindi ho lasciato un messaggio. Dopo una mezz'oretta un tizio mi chiama, ed è lui, e mi dice, allora ti è piaciuto? Certo che mi è piaciuto. E poi mi sono accorto, guardando il bigliettino, che c'era scritto qualcosa d'altro, allora mi dico, ma no, quel gioca perché. And so then I gave it a quote because I liked it. And then we had some conversations, and he was like, oh, you know, how's your family? What do they do? And I saw my daughter's a singer, and I could feel the, you know. He said, well, send me some of her music. And, you know, I just was being polite and sent some. And then I got a call back later, and he went, oh, my God, thank goodness she was good, you know. Gli ho scritto quella
fatto diverse volte, come noi scambiamo qualche chiacchiera, lui ogni tanto mi chiedeva della mia famiglia per sapere insomma, qualche informazione. E chiacchierando gli ho detto, guarda, mia figlia va a cantare, ma davvero, mi ha detto, e con voi ci ho detto, attenzione, forse ho sbagliato, non voglio dirglielo. Lui mi ha detto, mandami qualcosa che io non gliela mando, chissà. E invece poi mi ha telefonato e mi ha detto, grazie a Dio, ci sa fare tua figlia, bravo. And then she, then he ended up recording her, becoming her producer. So she did an album, an LP, with John Carter Cash. And he and I have become friends over the years, which is nice. And he and Casey as well. So, you know, we went to his wedding, which was really fun because I got starstruck because Kris Kristofferson was there. Yeah. So I told sat with my wife, and we said, oh, Kris Kristofferson, we wish we could meet him. And my daughter said, oh, I know him. And she introduced us to him. Oh. Per farlo breve, John Carter Cash ha finito per registrare la musica di mia figlia per diventare produttore e insieme hanno realizzato un CD intero e un CD breve, un EP. E nel corso degli anni siamo diventati amici. Casey, io e John Carter Cash siamo addirittura andati al suo matrimonio. È stato brutto perché al suo matrimonio c'erano vari personaggi, fra cui anche Kris Kristofferson. Mi ricordo di essere stato seduto con mia moglie, aveva visto Kris Kristofferson e ho detto, guarda, c'è quello Kris Kristofferson, piacerebbe tanto incontrare. Mia figlia mi ha sentito, ma lo conosco, guarda, lo presento. And so she introduced us to him, and of course, she knew him in passing, but still, it was fun. Non è che sono amici amici, però lo conosceva, ce l'ha presentato, è stato un momento gradevole. Allora, intanto grazie perché per me è come se non ho figli, è come se avendo un mio figlio venisse da me a dire, guarda, suono nella band di Ivan James Springsteen, è per me la stessa cosa, quindi grazie. Purtroppo abbiamo dei tempi da rispettare, mi sarebbe piaciuto parlare anche, no? Seba mi c'è una bellissima frase nel libro dove dice che praticamente lui va nelle case delle persone che conosce, degli amici, la prima cosa che fa è dare una sbirciatina alla libreria, cosa che faccio anche io con i CD. E quando trovo un libro di Joe Lansdale non è mai da solo, ce ne stanno almeno altri 10-15, perché se non lo conosci ne leggi uno, poi ti viene voglia di leggere tutti gli altri praticamente. Quindi... Thank you. Well, I did want to say one thing. I got to speak about our daughter. I'd like to say our son is one swell person, too. He is a dispatcher for the police department, but he is also a screenwriter and a comic book writer and has really suddenly started to boom in that particular area. Volevo aggiungere, perché abbiamo parlato di mia figlia finora, ma anche mio figlio era un bravo ragazzo. E lavora all'istituto di polizia come centralinista per le emergenze, però nel frattempo anche lui si è avvicinato alla scrittura, scrive sceneggiature, scrive fumetti e improvvisamente ha iniziato a meditare, insomma, a fare veramente una buona carriera. E Nicky the Pitbull. Aggiungiamo Nicky, il mio pitbull, Best house sleeper in the world. Il miglior dormitore da divano del mondo. Allora io vi lascio con un'ultima battuta, visto che comunque è citata anche lui, mi piacerebbe sapere se siete riusciti a rimangiare quella mozzarella di cui parlate, capitando a Napoli. Not that much. No, ma perlomeno non così grande come quella. It was a life-threatening moment. Quello lì è stato un momento in cui abbiamo rischiato di perdere la vita. You can't eat yourself to death. Il che significa che si può morire di cibo, ricordatelo, ma a forza di mangiare tutto. A Napoli dove si mangia tantissimo. Allora io vi ringrazio, grazie a Seba Pezzani, grazie soprattutto a Joe Lansdale, per me è stato veramente un grande onore, grazie a chi ha avuto questa splendida idea e poi Joe continuerà anche il tour quando vi dice sarete un po'. Bellissimo, io l'ho divorato veramente in due giorni, compatibilmente anche con la radio, ne ho parlato anche in radio, Radio Rock,
un libro bellissimo, trasuda tanta passione, tanta voglia di scoprire un personaggio straordinario come John Esden, è descritto veramente da Dio, te lo posso dire, insomma, complimenti. In fondo la parola dell'Esden della Peruzzo di dove? Giulio Perone, Giulio Cantonato, io ho una memoria labilissima, però vi consiglio con gran libro, lo trovate qui anche quello che manca. Firma copia e grazie a tutti, grazie per essere venuti. Stavo cercandoti per dirti, sto andando.